sono lieto di essere stato eletto il mio amico Ignazio La Russa. Avevamo fatto i calcoli che l'avrebbero eletto tutti lo stesso. Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i biglietti su persone, cioè questi sono inaccettabili. Nessun veto è il concetto ripetuto per tutto il giorno dentro Forza Italia. Che il clima in Casa Azzurra fosse teso lo si era capito già all'inizio di questa giornata, dopo una notte trascorsa nel tentativo di trovare un accordo tra gli alleati che prevedesse tra le altre cose anche un ministero di peso per la senatrice azzurra Licia Ronzulli. Berlusconi, tornato in Senato dopo 9 anni, seduto in aula in prima fila, subito dopo il discorso della senatrice Segre, decide di convocare una riunione con i suoi 18 senatori. Risultato, decisione presa all'unanimità, di non votare il nome di La Russa. Troppi veti sulla Ronzulli, troppi no sul governo, spiegano da Forza Italia. Il clima diventa sempre più teso, mentre è in corso la seconda votazione Berlusconi rientra in aula. In tanti si avvicinano, tra cui anche Matteo Salvini, Matteo Renzi e Ignazio La Russa, con cui il cavaliere ha un confronto acceso. Sono passate da poco le 13, tutto il gruppo Forza Italia in aula e quando arriva il risultato con la proclamazione di Ignazio La Russa, tra gli azzurri più di qualcuno resta sorpreso. No, non ce l'aspettavamo perché il centrodestra è sempre stato unito e naturalmente ci aspettavamo dal capo del governo in pectore che facesse l'accordo con noi e non con la sinistra. Un'altra lunga riunione si è tenuta oggi pomeriggio qui a Palazzo Madama, dove Berlusconi ha spiegato che la trattativa su Licia Ronzulli è terminata, ma ha ribadito che continuerà, che porterà avanti la partita governo, magari puntando al Ministero della Giustizia, per cui il cavaliere starebbe pensando al nome di Francesco Paolo Sisto. E sono ancora in corso i contatti tra i dirigenti della maggioranza e Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi, aspettando domani l'elezione del presidente della Camera. E da dentro Forza Italia qualcuno avverte: a questo punto tutto può succedere.